Comunque, oggi siamo qui con Antonio Castagna, scrittore siciliano trasferito a Torino, che ha pubblicato e presenta un libro dal titolo abbastanza pessimista, Tutto è monnezza. Come mai questo titolo? Non è pessimista, è una constatazione. Tutto prima o poi diventa monnezza, nel senso che tutto prima o poi degrada. Ed è una considerazione elementare che però facciamo un po' fatica a fare ogni volta. Quindi quando parliamo di monnezza ci sembra di parlare dei residui di cucina, dei residui del packaging. In realtà tutto ciò che ci circonda prima o poi è il rifiuto. E allora se la guardiamo da questo punto di vista, forse il nostro rapporto con la monnezza e col tema della monnezza magari cambia anche. E cosa dovremmo farne di questa monnezza? Cosa dovremmo farne di tutto quello che ci circonda? Forse dovremmo trattarla come qualcosa che si trasforma. Questo è un po' il problema che abbiamo. Noi stentiamo a riconoscere la materia e quindi il valore della materia che c'è dentro tutto ciò che degrada. Degrada vuol dire che ne degrada la funzione, ma questo non vuol dire che le possibilità, le capacità della materia vadano tutte perdute. Non è detto, possono essere recuperate in qualche modo o perché vengono riciclate o perché in maniera creativa l'uomo se ne riappropria. Se consideriamo le nostre città, le città sono fatte sopra altre città, quindi sono fatte tecnicamente sopra della monnezza, però noi l'abbiamo valorizzata perché ci abbiamo costruito una storia sopra. Adesso invece abbiamo un problema, che noi la monnezza tendiamo a metterla, a rinchiuderla dentro le discariche oppure a bruciarla. Cioè non è quella stessa attitudine che fa sì che la monnezza sia semplicemente una componente normale del nostro ciclo di vita. In questo libro tu affronti, immagino, i temi del riutilizzo, del riciclo. Quanto stanno diventando mainstream questi temi in Italia e quanto lavoro ancora c'è da fare? Allora, il tema il riciclo è abbastanza diventato una pratica comune e condivisa. È una buona cosa, non credo che sia un aspetto risolutivo, nel senso che nel libro provo a vedere come orizzonte il fatto che culturalmente impariamo a guardare con un altro sguardo i rifiuti. E allora credo che l'orizzonte sia quello. Il riciclo è una delle modalità, è uno dei modi di trattarlo. Ci sono tanti altri modi di trattarlo, per esempio il riutilizzo, oppure il mancato utilizzo, quindi il risparmio di materia, quella cosa lì è possibile, però devi guardare le cose con un altro occhio. Finché guardi la realtà e anche la tua vita come una necessità continua di aumentare i consumi, quella cosa ridurre diventa particolarmente complicato. Poi in Italia peraltro siamo indietro tecnicamente su tutta una serie di fattori, cioè abbiamo tante competenze buone, tante risorse messe nel posto giusto e tante cose fatte male, tanta confusione e incoerenza per esempio nei processi che regolano anche la raccolta differenziata e la produzione di materia da differenziata. Faccio solo un esempio che mi pare interessante, che ha pure una valenza simbolica importante. Noi quando ricicliamo il PET, cioè la materia con cui sono fatte le bottiglie di plastica, quando produciamo nuove bottiglie, in Italia la legge dice che la parte interna deve essere fatta di PET vergine. E questa è una cosa assurda, perché è come se il PET riciclato fosse sporco di per sé, mentre subisce di nuovo un processo produttivo. Vuol dire che simbolicamente noi i conti con quella cosa non l'abbiamo fatti. D'accordo. E a livello europeo, secondo lei, ci stiamo muovendo in una direzione giusta? Ci sono paesi che hanno molto da insegnarci o il modello di consumi è comunque sbagliato? Allora, dal punto di vista legislativo è interessante quello che sta accadendo, perché l'Unione Europea parla di riduzione come priorità e poi parla di preparazione al riutilizzo per quanto riguarda tutti quei beni ingombranti che possono avere un utilizzo nuovo, il RAE, quindi l'elettronica di consumo, i mobili, eccetera. In teoria in Europa possono tutti essere rimessi in circolazione se sono ancora funzionanti. In Italia la legge dice esattamente la stessa cosa, ma mancano i decreti attuativi e quindi questa cosa non si può fare, attualmente è fuori legge.
Diciamo che quindi dal punto di vista organizzativo e gestionale sono grossi passi in avanti, i centri di riuso sono abbastanza avanzati in Europa, molto meno in Italia, dal punto di vista simbolico secondo me anche in Europa siamo molto ma molto indietro, nel senso che non c'è ancora una chiara percezione che tutto è monnezza e quindi dobbiamo fare i conti con la nostro, col nostro ciclo di vita e farci i conti in modo da evitare di pesar troppo su quello che ci sta intorno. Il libro è costruito come una sorta di viaggio, quindi io non sono tecnicamente un esperto di rifiuti, anche se ci ho lavorato, ne so abbastanza, ma non sono un chimico, non sono un ingegnere. E allora ho affrontato il libro come se fosse un viaggio di un cittadino che prova a capirne di più. E prova a capirne di più sopra due registri, da una parte gli aspetti tecnici, quindi qual è il ciclo dei rifiuti, del riciclo e così via, quali sono gli aspetti legislativi connessi, dall'altra che rapporto abbiamo con i rifiuti, quindi lo sguardo un po' più antropologico direi, cerca di capire qual è il mio rapporto con i rifiuti, il rapporto dei miei vicini di casa, il rapporto delle persone che incontro mentre lavoro, quindi mentre vado in giro.